Il funziona del lato, vabbè, no, vabbè. Ci fa piacere anche l'Arlaba con noi, prego. Siamo proprio tutti. Allora, pronti? Bel sorriso. Eccoci qua, facciamo un applauso. Grazie, grazie a tutti. Allora, accomodatevi pure se volete, ci sono sedie, divanetti, potete accomodarvi. Che cos'è che stiamo inaugurando oggi, grazie al lavoro dei nostri giovani, prego, prego, del Servizio Civile Nazionale, l'assessore Angela Mazzone alle politiche giovanili? Stiamo inaugurando, e l'ARLAB, abbiamo anche l'Agenzia Regionale per il Lavoro, stiamo inaugurando un Informa Giovani, quindi destinato ai giovani, ai nostri giovani, uno spazio di co-working, questo qui lo dobbiamo immaginare, dove si possa fare formazione, orientamento, approfondire anche quelle tematiche legate all'Erasmus, al lavoro. Ci sono anche belle realtà sul territorio che possono, attraverso i propri portali, siti web, trovare qui un luogo per parlare di questi progetti, connettere il mondo del lavoro con il mondo dei giovani, insomma, un mondo oggi particolare, c'è anche il fenomeno dei NEET che abbiamo studiato, sono giovani oggi da, insomma, ascoltare, per questo abbiamo creato anche la consulta giovanile, uno strumento nuovo in questa città, proprio qualche mese fa. Grazie. Per cui io passo la parola all'assessore Mazzone e poi al funzionario, al dottore dell'Arlab, ma con la possibilità poi di vedere anche questi spazi, proprio per immaginare quello che può essere la loro funzione. Prego, assessore, Grazie. vieni qui che c'è anche. Sì, questo è uno spazio dedicato ai giovani che addirittura viene allocato in quella che un tempo era la sede dell'ufficio di collocamento. Quindi magari la storia si ripete, Torniamo alle origini. ma viene anche attualizzata. È un incubatore di iniziative, attività che porremo in essere in primo luogo con l'ARLAB. Faremo rete, sinergia, squadra anche con tutte le altre realtà presenti sul territorio, proprio perché vogliamo mettere al centro dell'azione la persona, la valorizzazione della persona. Quindi incentivare i giovani a vedere in questo spazio un punto di riferimento, un punto in cui possono trovare supporto nelle attività di orientamento, sia per il mondo scolastico, universitario, per l'inserimento nel mondo del lavoro, diceva bene il sindaco. Con la pandemia abbiamo visto un incremento del numero dei NEET, di questi giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non studiano né cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi noi li invogliamo, li invitiamo a venire qui proprio perché possono trovare un supporto, un ausilio per valorizzare quelle che sono le loro capacità, le loro competenze e quindi metterle a valore e sfruttarle al meglio. Significativa appunto la presenza dell'ARLAB con cui abbiamo stipulato un protocollo d'intesa nella scorsa estate e che ora si concretizzerà proprio nel mettere a punto tutta una serie di attività che verranno svolte in questo spazio. Prego, dottore. Allora, io sono Benevento e insieme alla collega, la signora Di Lecci, copriamo un po' quelle che sono le attività dell'ARLAB qui a Matera, in particolare la collega Di Lecce che è la responsabile del CPI. Come diceva l'assessore, noi abbiamo stipulato con il Comune di Matera un protocollo d'intesa che gira soprattutto sul perno legale, che abbiamo verificato c'è carenza, è proprio la circolarità dell'informazione. Molti giovani non arrivano al lavoro, non arrivano al contatto, non arrivano alla soddisfazione di questo incrocio domanda-offerta, di cui sempre ne parliamo, ma poi non capiamo bene come deve avvenire, proprio perché è priva dei giusti canali di informazione. La ricerca del lavoro, di cui noi ci occupiamo quotidianamente, però deve essere fatta anche attraverso delle modalità precise per far sì che sia più efficace. Quindi quello che noi facciamo, e credo condividendo con il sindaco e l'assessore potremmo trasferire anche all'Informa Giovani, è, faccio un esempio, come fare un corretto curriculum,
come fare una lettera di presentazione, capire quali sono i siti internet che si occupano esclusivamente di lavoro, quali sono i network. Insomma, dobbiamo aiutare i giovani e le donne, a trovare lavoro in maniera più facile. Perché se da un lato è vero che la nostra regione è penalizzata fortemente dalle possibilità occupazionali che sono carenti, dall'altro abbiamo evidenziato, abbiamo notato che spesso non si riesce a mettere in contatto le persone con le aziende perché o manca realmente la modalità oppure la formalizzazione delle proposte non vengono fatte nella maniera più consona e più corretta rispetto a quello che le aziende chiedono. Noi vediamo a volte curriculum che raccontano di tutto, ma in realtà poi sorvolano sugli aspetti più interessanti che un'azienda vuole che si mettano in evidenza. Quindi questi curricula spesso vengono scartati e non vengono presi in considerazione. Noi saremo, lo dice la Convenzione, saremo un'azienda che costantemente affiancherà le attività dell'informagione. Noi stiamo qui a 50 metri, quindi è facile anche proprio logisticamente avviare uno scambio di informazione. Saremo presenti qua quando in alcune occasioni o alcune situazioni lo richiederanno senza nessun problema. Condividiamo lo sforzo che fa il Comune, riteniamo che creare una rete che coinvolga anche altri enti, istituzioni, associazioni sia fondamentale, sperando che sia un avvio di un percorso virtuoso che porti più occupazione, ma soprattutto più interesse, più inclusione sociale, perché anche i fenomeni di emarginazione vanno in maniera che la gente perda il contatto. L'assessore e il sindaco parlavano dei NIT, o se preferite dei NET, come dir si voglia. È un fenomeno assolutamente allarmante che va combattuto, va ridimensionato, e questo avviene sia parlando di lavoro, ma sia parlando. Grazie dottore. Anche noi siamo molto vicini, quindi logisticamente è uno spazio in effetti al centro della città, poi con la riqualificazione pure di Piazza della Visitazione sarà un luogo veramente, speriamo, vitale. Io ringrazio anche i giovani del Servizio Nazionale Civile che con noi danno ovviamente una mano importantissima, c'è Alessandra, ma c'è anche il nostro dipendente Giulio, eccolo qui, Traietta, quindi ringrazio anche tutto il settore delle politiche giovanili, insomma la dottoressa Mancino, la dirigente. È uno spazio a vostra disposizione, vedo anche molti giovani, è uno spazio a disposizione anche delle aziende che operano a favore dei giovani, quindi usiamolo, gli orari saranno la mattina e il pomeriggio in, compatibilmente con gli orari comunali, quindi con il rientro del pomeriggio il martedì e il giovedì. Per cui tutte le mattine e i pomeriggi, il martedì e il giovedì. Poi se qualcun altro ci vuole dare una mano possiamo estendere. Io farei vedere, se non avete domande, giornalisti o altro, prego. Allora, io ritengo che questo di oggi è un sogno che si realizza. Da vecchio primo dirigente del Ministero del Lavoro... Pensavo dicesse da ex giovane. No, va bene, ho 76 anni, però il mio spirito è ancora giovanile. Tu sai quanto seguo tutte le cose. Per me oggi è un sogno che si realizza, perché negli anni 70, lo dicevamo prima, quando ministro Formica decidemmo di fare la legge di riordino del Ministero del Lavoro, noi istituimmo le agenzie regionali del lavoro e i centri circoscrizionali distretto dell'impiego, con queste funzioni. Per me oggi è un sogno, per cui grazie di questa cosa, grazie delle cose che si stanno dicendo, con un'accortezza. Due giorni fa abbiamo fatto i 30 anni dell'UNESCO. Sì. Allora, questi servizi integrati devono legarsi ai sassi di Matera e alle nuove politiche del lavoro, di occupazione, che sono per i giovani occasioni proprio di futuro. Questa è la sfida che abbiamo, legare i giovani, le politiche del lavoro al nuovo sviluppo di Matera, Lucania, come nuova capitale euro-mediterranea. Grazie. Assolutamente, condivido, vedo anche
responsabile dello IAC, quindi c'è un mondo, diciamo, legato all'industria creativa e culturale, legato al teatro, alle arti visive, visuali, insomma, ad un tipo di lavoro che si può generare con la suggestione del patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, e si può lavorare su quelle tematiche in questo spazio. Uno spazio che potevamo anche offrire, diciamo, per noleggio, introitare, affitti, ma in realtà abbiamo voluto che fosse investito proprio per i ragazzi giovani. Abbiamo due ambienti, se volete vediamoli anche un attimo direttamente, due ambienti, diciamo, collegati, questo che può diventare anche una sala riunione con tavoli, con le rotelle, videoproiezione, e poi c'è anche un angolo di socialità, un angolo, diciamo, ristoro, un coffee break dove chiunque può farsi eventualmente un caffè o altro. Addirittura c'è anche, ci tengo a farlo vedere, un fasciatoio, perché si deve dare spazio anche alle giovani donne imprenditrici o chi magari si sta rimettendo nel mondo della formazione come donna e madre. La riciclata. E quindi questo è uno spazio che si può usare anche per seminari, presentazioni aziendali o comunque, insomma, di associazioni, di enti che operano sul territorio. Dobbiamo mettere, assessore, qualche presa in più per fare in modo che i computer possano esserci. C'è un vecchio metodo di lavoro che si chiamava World Café, cioè ai tavolini si prende il caffè, si parla, infatti si scrive e si fa insieme il percorso. C'è infatti un piccolo ristoro bar qui dove, sì, dove si possono fare anche la colazione, il caffè, addirittura c'è anche una piccola cucina. Quindi. Però l'importante è sempre seguire la logica scout, lasciare questo posto come lo si trova, anche un pochettino meglio, diciamo. Ci saranno ovviamente pulizie, c'è internet e wifi, quindi la connettività, c'è un ottimo risultato. Per cui grazie a tutti, ringraziamo anche i giovani, speriamo che possa essere utilizzato sempre, costantemente, con la massima attenzione e la massima partecipazione.